Buonasera, medici Rezzi, benvenuti di nuovo nella mia medica scritta. Stasera volevo fare un video sul concetto del talento. Questo perché? Perché appunto nella musica, ma in generale, è una parola molto usata nel nostro vocabolario. E basti pensare appunto adesso ai talent show, ma in generale, insomma, anche nella vita quotidiana, anche a voi sarà capitato più volte di sentir parlare del talento. Quindi, tu hai talento, quello è un gran talento, io non ho talento, eccetera, eccetera. E allora, visto che io in fondo sono un rivoluzionario di parole, mi piace andare a capire, no, qual è il vero significato delle varie parole che poi si usano. Ed essendo sempre stato convinto a livello proprio istintivo che il talento è una grande puttanata, cioè nel senso che non esiste, almeno nel senso in cui noi lo conosciamo, sono andato a vedermi brevemente, ma potete anche farlo anche voi, a vedervi brevemente da dove nasce, no, questa idea del talento. Allora, inizialmente leggo che è una parola greca che indicava il piatto della bilancia, che si chiamava talanton. E tanto è vero che, insomma, divenne poi una misura di peso e nonché appunto una importantissima moneta, quindi praticamente peso, moneta, la parola quindi nasce legata a qualcosa di molto molto materiale, molto molto preciso, no? Si riferisce a una ricchezza appunto materiale, quindi talento uguale soldi, schei, denaro, ricchezza. E allora, come mai oggi invece noi consideriamo questa parola come qualcosa di, cioè come dire, un dono innato, no? Qualcosa che uno si dice, uno si nasce con il talento, non è una cosa che si può imparare. E questo è dovuto a un'interpretazione, come sempre, un po' fallace delle sacre scritture. Adesso io non so esattamente in che Vangelo questa cosa viene ripresa, ma forse molti di voi avranno sentito parlare della parabola dei talenti, che appunto che è stata quella che ci ha regalato, quindi ha rivoluzionato questa parola, e da qua cominciamo a capire cosa intende per rivoluzione di parole, e trasformandola in quello che attualmente oggi è, quindi quest'aura di mistero, di, come dire, di elezione di alcune persone che nascono con talento, alcune no. Allora, in questa parabola c'è un ricco mercante che deve andare a fare un giro, e io l'avrei chiamata anche la parabola del trading ante litteram, perché praticamente, insomma, questo mercante deve andare a tre servitori e, visto che probabilmente il viaggio che deve fare è pericoloso, affida i suoi talenti, appunto queste monete d'oro, che erano sicuramente le più importanti, cioè, diciamo, allora si battevano tantissime monete, tutti battevano moneta, e praticamente ai servi. Allora, innanzitutto a uno gli dà 5 talenti, al secondo gliene dà 2 e al terzo gliene dà 1. Ecco, e già in questo c'è un po' qualcosa che uno ci chiede, come mai ha già scelto. Quindi evidentemente lui aveva già valutato che la persona che aveva ricevuto 5 talenti era più meritevole, più affidabile, quella che ne aveva 2 un po' meno, e quella che aveva 1 evidentemente era più pirla di tutti, ma fin dall'inizio. La storia poi non fa altro che confermare questa cosa. Perché? Perché praticamente il primo si connette online, gioca i suoi 5 euro in borsa, le azioni schizzano le stelle e vince, no, insomma, investe questi 5 talenti e li trasforma in 10 talenti. Stessa cosa fa il secondo, quello che ne ha 2, e riesce a ottenere dai suoi 2 talenti iniziali a ottenerne 4. Il terzo invece, che aveva solo un talento, quindi probabilmente anche per il fatto che ne aveva molto poco e aveva solo quello, e aveva paura praticamente che, non so, gli venisse rubato, di perderlo, eccetera, eccetera, quindi lo va a nascondere sotto il materasso e niente, insomma, non ne fa nulla se non conservarlo gelosamente. Ok, a un certo punto torna il mercante, e i 3 servi vanno là, il primo servo gli dice: "Guardi, ecco, signore, adesso ne avevo 5, gliene do 10. Bravo, grandissimo, no? Tu veramente sei uno che merita la mia fiducia." Ma cazzo, avevamo capito prima, gliene avevi dati 5 rispetto agli altri. Comunque, vabbè. E
E quindi tu amministrerai più soldi, cioè avrai più responsabilità, ecco, portandola un po' nel mondo di oggi. Al secondo punto dice, ah, tu bravo, anche tu, sai che ne avevi due, adesso ne hai quattro, me li hai dati tutti, onesto, imprenditoriale, bravissimo, anche tu col trading. Arriva il terzo, ovviamente gli dice, guardi signori, io avevo paura, sai, per non sbagliarmi, l'ho nascosto, ecco qua il talento. Brutto, insomma, praticamente lo infama e lo umilia in modo incredibile, gli toglie il suo unico talento e lo dà a quello che ne ha 10. Da lì il fatto che c'è questa connessione tra il talento e la capacità imprenditoriale. Quindi non so quale fosse la connessione, ecco, tra questa parabola e il messaggio evangelico, ma sinceramente me ne frega anche il gusto. Però insomma, sostanza questa è. Questo ci fa capire una cosa semplicissima, che appunto il talento, nella sua origine, non aveva né una valenza né positiva né negativa. Si parlava di peso, poi è diventata inclinazione, appunto della bilancia, e per poi, grazie a questa trasformazione, alla parabola del trading ante litteram, è arrivata alla attuale versione del talento, quindi quello che noi invece vediamo come qualcosa di assolutamente innato, quindi non più un bene che noi possiamo, tutti possono far fruttare bene o male a seconda delle loro azioni, del loro impegno, ma un qualcosa di innato. Però anche rispetto alla parabola non è che quei 5 denari fossero innati, il talento, quindi quello che è il bene, non è certo niente di innato, si tratta solo di diciamo aver fatto un'azione che fa guadagnare di più e quindi fa crescere la propria ricchezza. Detto questo, basta, dai, per stasera è troppo, perché so che dopo i video lunghi tanto non li guarda mai nessuno, e spero che vi sia piaciuto il video. Pollicione, condividete, commentate, come sempre.